Ecco, passiamo a Elisa Dossi, un'altra giornalista freelance. Anche lei è stata i domeni, ha seguito una parte per noi importante, quella legata a un progetto che per parecchio tempo, fino a quando appunto i domeni non è stata sgomberata, è diventato uno dei progetti anche simbolo in qualche modo dell'ultimo periodo di Over the Forces. Parlo della parabola di questo progetto legato a dare appunto il wifi ai migranti, ma soprattutto anche di un progetto che almeno dal punto di vista simbolico voleva proprio rompere i confini. Infatti noi avevamo chiamato questa parabola il No Border Wifi. Non era semplicemente uno strumento tecnico, è diventato uno spazio di socialità e poi assieme a questo si sono creati tutta una serie di altri progetti. E quindi Elisa ha fatto anche poi un documentario, però magari lo facciamo vedere dopo. Quello che mi interessava un po' anche partire dal motivo per il quale hai deciso di seguire la staffetta Over the Fortress e soprattutto la parte poi progettuale. Sì, effettivamente mi riallaccio al tema poi della parabola, diceva giustamente Stefano, rompere i confini. Io li ho incontrati al Brennero, erano a una manifestazione. Voi sapete che da gennaio l'Austria ha cominciato ad accusare l'Italia di lassismo nei controlli e del fatto che troppi migranti passavano attraverso il Brennero e quindi è iniziata la costruzione di questo muro che dovrà essere lungo 370 metri. E a quel punto c'era stata già una reazione della politica italiana che si era detta contraria in linea di massima, con l'eccezione di Salvini che aveva detto che l'Austria fa bene a difendere i propri confini e che anche l'Italia dovrebbe difendere i propri confini esterni, ma c'era stato un parere negativo della stessa Commissione europea e il Brennero era già diventato un vero e proprio simbolo, il simbolo di un'Europa dei confini, di un'Europa chiusa, di un'Europa appunto fatta di dogane e quindi anche il simbolo del venir meno di Schengen e della libera circolazione. C'era stata appunto ad aprile questa manifestazione, era stata una manifestazione dei centri sociali, c'erano molti attivisti di Over the Fortress e molte persone che erano appena rientrate da quello che abbiamo appena visto nelle immagini, da questa staffetta ad Idomeni. Per cui mi hanno raccontato che sarebbero partiti a breve con questa parabola che lo Sherwood Festival aveva deciso di portare al campo profughi e l'idea è stata quella di unirmi al gruppo per vedere che cos'era Idomeni, che cosa stava diventando e capire anche perché avevano bisogno della parabola, insomma, che poi nel video verrà raccontato.